Grazie Presidente, ci accingiamo quindi all'ultimo momento, quello appunto della votazione di questa delibera. E la prima cosa che vorrei comunque fare è in ogni caso ringraziare sia comunque la cittadinanza che ha portato all'attenzione questo punto fondamentale, questa esigenza che è stata, come dire, esaminata ed è stata portata in Assemblea Capitolina. E sicuramente anche un ringraziamento va fatto anche ai municipi e agli organi, insomma, municipali che si sono espressi e che comunque hanno dato supporto e sostegno all'interno, diciamo, di questo percorso. Certamente anche gli altri colleghi, anche gli altri firmatari della proposta di delibera che, come abbiamo detto, abbiamo esaminato collettivamente, insomma, ecco, collegialmente all'interno, insomma, anche della commissione nei passaggi che dovevano essere fatti. E voglio anche comunque in ogni caso ringraziare le opposizioni perché ritengo che sono temi sicuramente importanti, temi fondamentali per la città e sicuramente il dibattito all'interno di quest'aula, anche su posizioni che possono essere differenti, certamente può aiutare comunque anche a far comprendere che ci può comunque essere uno scambio di opinioni differenti, ma che comunque sono tutti finalizzati nell'interesse, ecco, della città. Detto questo, con questa proposta che il Movimento 5 Stelle voterà quindi favorevolmente, si va, dal nostro punto di vista, a riunire la comunità del quartiere Don Bosco, riunirla nel settimo municipio. La delimitazione territoriale, appunto, è un effetto di questa azione che, come abbiamo prima sentito, è stata portata avanti, insomma, da diversi anni. E quindi un passo in avanti, non si tratta di uno spostamento, come dire, dei confini o di una revisione della riforma in un certo senso del 2013, ma di un riconoscimento che gli amministratori, che in questo caso siamo noi, stiamo facendo a un territorio e a una popolazione, diciamo, a una comunità all'interno di quel territorio. Grazie.